Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi vi parlerò di 5 errori da non commettere se state passando a Linux, visto che ho notato che comunque parecchie persone su questo canale ci sono, diciamo, diversi tipi di persone, sia esperti, sia nuovi, che non hanno mai provato ad entrare in questo mondo, o magari persone che ci sono appena entrate e non sanno quasi niente. Insomma, oggi vedremo un po' di accontentare un po' tutti, così da dare anche qualche consiglio a chi deve ancora arrivare in questo mondo. Allora, primo consiglio che vi do se state per la prima volta installando Linux è: non dedicate troppo spazio a Linux. Cioè, che vuol dire? Beh, praticamente ogni volta che un utente nuovo decide di installare Linux, ovviamente che cosa fa? Va a creare una nuova partizione nell'hard disk, nell'SSD o quello che è. Ovviamente non è che cancella subito Windows, perché giustamente se non mi piace, se non funziona, se c'è sta qualcosa che non va, cioè non è che posso cancellare così all'improvviso un sistema operativo che stavo utilizzando 2 secondi fa. Giustamente devo averci almeno il tempo di capire se è adatta a me e se funziona. Così che cosa fa? Crea una partizione. Però molto spesso molti utenti cosa fanno? Semplicemente dividono a metà lo spazio che ci sta nell'hard disk o nell'SSD, e così lo dividono in due e ci fanno da una parte Linux e da una parte Windows. Diciamo che non è una cosa sbagliatissima, però pensate che per esempio Ubuntu o altre distribuzioni simili, appena installato, pesano a malapena 7 giga o anche di meno, quindi capite bene che avere una partizione da 100-200 giga è quasi inutile, perché a meno che non siete utenti Linux esperti e sapete cosa dovete fare, 100 giga non vi serviranno mai nella vita. Io penso che vi basteranno 30 o al massimo 50, perché davvero le cose che andrete a fare e soprattutto ad installare peseranno davvero niente praticamente. Secondo consiglio, che è collegato in un certo senso al primo, un errore che fanno molti è eliminare Windows. Perché dico eliminare Windows? Perché molto spesso è capitato anche a me, quindi è per questo che ne parlo. All'inizio, subito, gli utenti cominciano a prenderci la mano con Linux, con la loro distribuzione. E così che fanno? Subito si prendono dall'entusiasmo e decidono di disinstallare proprio la partizione con Windows. Proprio non voglio averci niente a che fare. Ma in realtà è una cosa sbagliata secondo me, perché innanzitutto ci vuole parecchio tempo per capire se un sistema operativo è adatto a te oppure no. Perché magari sì, può essere passato un mese, 2 mesi, 6 mesi, però secondo me non si sa mai. Può capitare un giorno che dici che questo sistema operativo non fa per me, voglio ritornare a Windows, cioè, oppure magari c'è un programma che a un certo punto mi serve per forza, però ho disinstallato la partizione con Windows, quindi non posso fare niente, perché sì, ci sta Wine, ci sono le macchine virtuali, ma non sono cose che spesso i PC degli utenti, della maggior parte degli utenti, riescono a supportare e molto spesso non danno lo stesso tipo di performance, o anche molto semplicemente non partono, come nel caso di Wine, perché molti programmi su Wine, anche se è migliorato moltissimo negli ultimi anni, continuano a non funzionare. Così il mio consiglio è quello di semplicemente mantenere entrambi i sistemi operativi e poi magari quando sarà passato un anno capirete che cos'è che fa per voi, che cos'è che dovete fare. Quindi il mio consiglio è magari cercare appunto di prenderci un po' la mano e poi alla fine capire che cosa dovete fare. Terzo consiglio, davvero questo l'ho visto in giro molto spesso, ovvero utilizzare distribuzioni poco user friendly, perché molte persone nella scelta della distribuzione non vanno a scegliere la distribuzione più semplice da usare, no, ma si vogliono complicare la vita, perché molto spesso sentono parlare per esempio Linux Mint, la distribuzione per principianti, così si fanno prendere, non so, dall'ansia, perché principiante, io non sono un principiante, io utilizzo Windows da 30 anni, devo utilizzare qualcosa davvero per utente avanzato, così installano Kali Linux, per esempio. Ma in realtà Kali Linux non è una distribuzione. Sì, è una distribuzione per utenti avanzati, ma non è una distribuzione pensata per l'utilizzo domestico o comunque l'utilizzo basico che farebbe qualunque utente. Kali Linux, per esempio, è una distribuzione pensata per il penetration testing, da installare magari su una macchina di test oppure su una macchina virtuale dove poter fare degli esperimenti. Perché ogni programma viene eseguito
come amministratore e semplicemente ci vengono forniti degli strumenti pensati appunto per il penetration testing. Quindi capite bene che non è una distribuzione pensata per l'utilizzo normale, è una distribuzione pensata per un determinato compito, che assolutamente, se non sapete di che cosa si tratta, non dovete nemmeno guardare, proprio non, evitatela. Io, il mio consiglio è di andare su distribuzioni classiche, anche user friendly, anche per principianti, però principiante non equivale sempre a, magari, a non posso fare nulla, perché vi posso garantire che con Linux Mint, Ubuntu, Manjaro, si può fare qualsiasi cosa. Andatevi a vedere il video delle distribuzioni che consiglio io, così vi potete fare un'idea. Poi non provare la distribuzione prima di installarla. Perché sì, perché una cosa molto caratteristica di Linux è quella di poter provare la distribuzione. Quindi noi abbiamo la chiavetta USB dal BIOS e subito ci ritroviamo, senza nemmeno installarlo, un sistema operativo funzionante dove possiamo fare tutto e farci un'idea di come gira sul nostro computer e se potrebbe piacerci oppure no. Quindi il mio consiglio è, prima di installarla, anche solo per curiosità, anche solo per scrupolo, proviamo la distribuzione, se funziona bene sul nostro hardware. Proviamo tutte le periferiche, vediamo se ci piace. Magari, per esempio, Linux Mint, esistono tre diversi desktop environment che possiamo installare già dal primo avvio. Quindi il mio consiglio è di provare tutte e tre le ISO e vediamo se cosa ci piace di più tra Cinnamon, eccetera, eccetera. Perché, scusa, ci danno questa possibilità e io direi di sfruttarla assolutamente. Ultimo consiglio, ma non per importanza, è quello di non utilizzarlo come utilizzeresti Windows. Sì, ragazzi, perché molto spesso vedo gente che dice ho provato Linux, però fa schifo, non è un sistema operativo da usare perché non posso installarci Fortnite, non posso farci niente, non posso utilizzare Office, non posso installarci Premiere Pro, è inutile. In realtà è un sistema operativo diverso da Windows, non è uguale. Non dovete partire con l'idea che io installo Linux sul mio computer perché è lento, così va più veloce e faccio 200 fps su Fortnite. Davvero, se pensate questo, avete sbagliato completamente idea, perché Linux è un sistema operativo completamente diverso da Windows, nel bene e nel male. Ha caratteristiche completamente differenti, funziona in modo completamente differente e si possono fare cose completamente differenti. Quindi, prima di pensare ad installarlo, pensate anche se potrebbe fare per voi, che cosa ci potete fare, insomma, e di che cosa stiamo parlando, perché comunque, cioè, non è come utilizzare Windows. Così, appena lo installiamo, ci sta Windows Update che installa tutti i driver e funziona già tutto bene, oppure abbiamo già la prova gratuita di Office, possiamo già fare cose. Insomma, dovete pensare che con Linux, sì, anche con Linux esistono distribuzioni, già appena lo installiamo possiamo già fare tutto, però insomma, possiamo fare cose diverse. Quindi, prima di installarlo, dovete innanzitutto pensare se può fare per voi. Beh, quindi che dire, questo era il video, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, altrimenti il dislike sapete benissimo dove si trova, e insomma io spero di avervi dato qualche consiglio, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!